Buonasera e ben ritrovati con Sportivamente, puntata speciale a cavallo tra il 2018 e il 2019. È giunto dunque il momento di fare un po' il riepilogo di quanto è accaduto in questo anno di sport e dunque ecco a voi una sintesi di quanto accaduto in varie discipline nel nostro territorio. Altea Sailing Team è sul tetto del mondo. L'imbarcazione verbanese ha trionfato nel campionato mondiale della classe Medias 24 nelle acque canadesi di Victoria. Un trionfo per Achelli e il suo equipaggio, che hanno dimostrato di essere i più forti. I primi giorni di regate si sono svolti in condizioni di vento leggero e molto instabile, ma soprattutto le forti correnti che caratterizzano la zona hanno influenzato le scelte tattiche. Altea, pur non avendolo testato in precedenza, ha saputo da subito interpretare al meglio il campo di regata e dopo 3 giornate è balzata in testa alla classifica generale con ben 3 primi posti parziali. Nella quarta giornata ed in particolare nella settima prova, Altea è stata penalizzata da un brusco calo del vento, chiudendo ottava e perdendo così la leadership provvisoria. Ma nelle ultime 3 regate, con 2 punti da recuperare, con il fiato sul collo degli inseguitori, il team ha saputo tirare fuori un vero e proprio capolavoro. Andrea Racchelli ed i compagni di avventura Enzo Bonini, Michele Gregoratto, Matteo Ramian e Filippo Togni hanno centrato il bottino grosso. Già nelle prime 2 regate, gap annullato e tutto da giocare nell'ultima prova. Dopo una partenza non brillante, Altea è riuscita a recuperare e sopravanzare il forte equipaggio americano di WTF, controllando poi fino al traguardo e andando a conquistare l'Iride. Un ringraziamento, le parole di Racchelli, da parte del team a tutti quanti ci hanno sostenuto in questa settimana, ed ovviamente ad Altea ed in particolare ad Andrea Ruscica, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. La stagione peraltro non è ancora finita, a fine giugno ci sarà la tappa del circuito europeo a Torbole, mentre ad agosto un altro importante appuntamento, il campionato europeo a Riva del Garda. È stata una grande soddisfazione quest'anno ripetersi vincendo questo mondiale a Portocervo. Le regate sono state molto tirate, la barca era in condizioni perfette, abbiamo speso tutta la stagione per metterla a posto e con grande soddisfazione. La classe Mini Maxi è una classe molto impegnativa, soprattutto dal punto di vista tecnico. Non ci sono molte barche al mondo, circa una decina, e richiedono una preparazione tecnica incredibile. Noi abbiamo fatto tantissime settimane di allenamento quest'anno, abbiamo approntato delle novità tecniche importanti. E questa è stata la chiave di volta di questo campionato mondiale. Eravamo veloci, ogni partenza avevamo quel poco di sprint che ci portava a essere davanti subito alla flotta e a controllare la regata. Il campionato mondiale sponsorizzato da Rolex, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda, è sicuramente uno degli impegni velici più ambiti della stagione. Si svolge lì da che mi ricordo, da quando sono bambino, vedevo queste barche enormi sempre a Portocervo l'ultima settimana di agosto, prima di settembre. E quest'anno c'erano circa 40 barche nelle varie classi ed grande soddisfazione quest'anno, secondo consecutivo, e nei 10 anni in cui ho regatato in questa classe 72 piedi, questo è il sesto mondiale, quindi sono quasi sempre sulle barche vincenti. Questa era la penultima regata della stagione e anche la penultima regata di questo programma che finirà quest'anno. L'ultima regata è la Middle Sea Race, una bellissima regata offshore, un po' diversa da quella che abbiamo fatto a Portocervo. Offshore vuol dire in acque un po' lontano da riva, 600 miglia, una regata che parte da Malta, gira in senso antiorario tutto intorno alla Sicilia, lasciando tutte le isole varie, Stromboli, Egadi, Pantelleria, Lampedusa a sinistra. 2 o 3 giorni di regata, ci mancano il palmarès della barca, andiamo per vincere. Ha calato il 7 bello, le ultime 2 medaglie nel weekend in Bulgaria. Direi che fino adesso, Carlo, è stata una stagione più che positiva. Stagione più che positiva, torno dalla Bulgaria con un pizzico di rammarico perché non l'ho nascosto, andavo lì per cercare il titolo mondiale, sarebbe stata la ciliegina sulla torta del percorso Under 23, dei 5 anni Under 23. Condizioni un po' sfavorevoli, stato di forma che non c'era al top, che non era al top, però è comunque un argento mondiale, bronzo sui 200 inaspettato, quindi stagione per ora super.
ti stai confermando nell'elite, no? Questo è una cosa importante, nel senso che i primi risultati sono sempre delle sorprese, poi difficile per un grande atleta quello di confermarsi. Sì, quest'anno soprattutto è arrivata la medaglia finalmente sui C1000, che è la distanza olimpica a livello assoluto, all'europeo. Questa è stata la medaglia di più valore. Poi negli Under 23 mi sono riconfermato dopo comunque anni importanti, era difficilissimo, ho avuto l'enorme fortuna di vincere l'europeo ad Auronzo in casa, quindi è stato fantastico e speriamo di confermare. Tra un mese abbiamo i campionati del mondo assoluti e speriamo di essere sulla strada giusta. Sindaco, un altro grande verbanese che dà lustro alla città. Ma abbiamo sentito dal racconto delle sue imprese straordinarie in quest'estate, che gira anche il mondo, e quindi in occasione per portare il nome di Verbania e far conoscere il Lago Maggiore. Un grazie e anche una festa che sia beneaugurante per quanto avverrà a fine agosto, e anche un esempio per tanti ragazzi che fanno sport, che vivono sul lago e magari possono appassionarsi alla canoa e da grandi diventare come Carlo Tacchini, un nome e una garanzia di successo. Tirocinio di Valentina Greggio presso l'ospedale San Giuseppe di Piancavallo dell'Istituto Oxologico Italiano, la donna più veloce del mondo sugli sci impegnata nel Dipartimento di Fisioterapia. Com'è andata la sua esperienza formativa a Piancavallo? Ce la vuole raccontare? Sicuramente è stata un'esperienza molto positiva e per me anche significativa. Mi ha aiutato ad arricchire il mio bagaglio culturale e in questo istituto ho potuto conoscere anche patologie rare delle quali non ero a conoscenza. Inoltre qui ho potuto imbastire e fare la tesi che presenterò a luglio quando mi laureerò in scienze motorie alla magistrale. Esperienza dunque positiva? Sicuramente sì. Lei esprime i massimi livelli in campo atletico ed agonistico. Perché ha scelto di lavorare anche con persone che invece soffrono ed hanno dei limiti fisici? Beh, ma intanto io quando penso al mio sport o al lavoro penso come due cose distinte. Io sì, sono un atleta, ma non tutti diventeranno atleti di alto livello. Penso che però l'esercizio fisico, il movimento, i corretti stili di vita siano la base per tutti, e soprattutto in questi ultimi anni si possono dare maggiori contributi sia per le conoscenze, per gli studi fatti, che per le strutture a persone con dei limiti fisici, con delle patologie. E, trovo molto interessante poterli aiutare nella loro riabilitazione o a prevenire eventuali infortuni, per cui ho deciso di intraprendere questo percorso di studi proprio perché mi piacerebbe lavorare con queste tipologie di persone che poi magari possono anche diventare atleti di alto livello nelle loro categorie. Cosa suggerirebbe a un giovane come lei che volesse operare in entrambi gli ambiti, atletico e sanitario? Beh, penso che il mio percorso di studi mi abbia dato tutto il necessario per lavorare in entrambi gli ambiti, nel senso che in triennale ho svolto un lavoro sull'attività motoria, quindi nel complesso, nel generale, e adesso con la specialistica mi sono concentrata un po' di più sulle attività preventive e riabilitative. Alcuni pazienti con i quali ha operato l'hanno riconosciuta? Ma sì, qualcuno è venuto a chiedermi l'autografo, ma non so se mi hanno riconosciuta proprio o per passaparola, perché gliel'hanno detto. Qui c'è gente che arriva da tutta Italia, per cui di sicuro non mi aspetto che mi conoscano. Però è stato carino che qualche paziente si è interessato, mi ha chiesto della mia stagione agonistica, mi ha chiesto l'autografo. Ed eccole qua le due grandi promesse del salto con il trampolino della combinata nordica, i due fratelli Comazzi, che anche quest'anno hanno fatto incetta di titoli. Per dovere di cavalleria cominciamo dalla più piccola.
4 medaglie, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Sei soddisfatta del tuo bottino? Sì. Allora, tu sei bravissima nel salto, ma sei un fenomeno con gli sci ai piedi, mi dicono. Sì, è vero. Sono molto più brava nella combinata che nel salto. Allora, con le tue pari età non c'è stata gara, nel senso che sei arrivata, hai vinto la medaglia di bronzo dal trampolino e poi nella combinata nordica hai messo in fila tutte, le hai messe dietro e hai vinto. Poi nell'under 12 sono arrivate 2 medaglie d'argento perché hai fatto un piccolo errore, no? Sì, perché nel primo salto di gara dal 20 non ho dato proprio il massimo. Quanto salti? Dal trampolino a Tarvisio salto più o meno sui 20 metri, ma il mio record è 61. Quando sei su a 61, con 61 metri davanti a te, cos'è che pensi? Eh beh, che non sono per niente pochi. Samuele invece ha fatto doppietta, bersaglio grosso, ecco, sei campione italiano, diciamo che il futuro è dalla vostra parte, siete giovanissimi, ne abbiamo parlato anche con il vostro allenatore, il sogno è magari arrivare alle Olimpiadi, la strada è lunghissima, però continuando di questo passo si può davvero coronare questo sogno e trasformarlo in realtà. Sì, speriamo di sì, di arrivare alle Olimpiadi e ovviamente di vincerle. Dove devi ancora crescere, dove devi ancora migliorare per raggiungere così traguardi così importanti? Allora, nel salto devo migliorare nell'atterraggio, perché ultimamente l'atterraggio, visto che dietro lo scarpone è duro, mi sbilancio a volte all'indietro e picchio sempre appunto contro lo scarpone. Guardiamo ai prossimi obiettivi, quali saranno? Beh, finire di fare la Coppa Italia con l'ultima gara che è a Gardena e poi di fare i giochi Oppa. Quella che si è appena conclusa di fatto è stata la stagione probabilmente della consacrazione per Alessia Crippa, grande protagonista ai mondiali juniores dove ha ottenuto uno straordinario 13° posto, protagonista più ripresa in Coppa Europa, insomma una stagione che ti ha visto promossa a pieni voti. Sì, sono soddisfatta di questa stagione perché effettivamente c'è stato un miglioramento, ho finalmente ottenuto quello che volevo, quello che per cui avevo lavorato. Sono partita male a Winterberg con un 23° posto, però poi col 2018 è cambiato e sono riuscita a ottenere prima un 16° posto ad Altenberg, che per me è una nuova pista ed è molto difficile, è la più difficile qua in Europa. Poi dopo è continuata la mia progressione, sono arrivata 15° a Innsbruck e poi ai mondiali junior dove sono arrivata 13°. L'anno prossimo spero di poter fare qualche gara di Coppa Intercontinentale, che è lo step successivo alla Coppa Europa, e poi vedremo se riesco a continuare a crescere per i prossimi 4 anni a Pechino. Dove devi crescere di più? Sulla guida e sulla spinta, entrambe. Il finale di stagione è stato veramente veramente positivo, siamo contentissimi, è riuscita a fare un gran salto di qualità. Non inaspettato, perché in qualsiasi caso ha dimostrato già all'inizio della stagione di aver compiuto dei passi in avanti, però diciamo che in gara, soltanto nelle ultime gare che però erano le più importanti, è riuscita a mettere insieme tutti i pezzi e a dimostrare quanto vale. Cosa le manca per fare l'ultimo step, per fare il salto di qualità a quello definitivo? Ma non è questione di qualcosa che manca, bisogna continuare a lavorare e progredire. Non è un percorso privo di ostacoli, è un percorso dove sostanzialmente bisogna continuare a lavorare e pian pianino alzare sempre un pochino di più l'asticella, cosa che fino adesso è riuscita a fare, e continuando a lavorare così sicuramente riuscirà a fare anche quell'ultimo salto che, diciamo, che tu hai detto che manca. €22.000, la clamorosa risposta del Beach for Babies, che dona €22.000 che saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature mediche per la pediatria e l'oculistica pediatrica del Castelli di Verbania e per la Croce Rossa Verbanese. Un risultato davvero incredibile per una settimana di manifestazione sempre partecipata con tornei di livello altissimo. Nel tabellone femminile hanno visto vincere Selene Crespi e Veronica Zanone da Novara davanti a Greta Modini e Silvia Tognetti, già seconde lo scorso anno, ancora in finale.
terze Valentina Boschi e Camilla Conterno. Matteo Carlon e Stefano De Monti, promotori dello snow volley a Prato Nevoso, vincono il torneo maschile davanti a Castanò e Lucchini. Terzo posto per Miani e Mora. 20.000 euro, Lucky. Di più. Di più? 22.000. Avevano detto 20. Io avevo detto 19 perché ho detto va bene, è impossibile. Se con Zorro sono riusciti a fare 10.000 euro, riuscirò comunque a raddoppiare. Di più, molto di più, molto di più. No, sono divertito veramente, guarda, è stata una cosa emozionante. Ma tanto vedere all'interno di questo tipo di arena veramente gremitissima di persone con l'Action Agency che ha dato la possibilità di vivere uno spettacolo unico, ma soprattutto la forza della solidarietà. La forza non solo della comunicazione ma del cuore che con questi sei ragazzi splendidi ha dato la possibilità di continuare a lavorare per la Croce Rossa, per l'ospedale pediatrico, soprattutto per la pediatria di Verbania, veramente unica. Appuntamento l'anno prossimo, dai, torna! Guarda, io laddove c'è da contaminare il territorio, laddove c'è da far divertire dei bambini, laddove c'è da fare delle manifestazioni che possono rimanere alla base, per allargare la base, sono sempre presente, quindi io personalmente mi prenoto. Assolutamente sì, e non è un caso che abbiamo lanciato il raddoppio del campo. Voglio un campo per tutti quanti i ragazzi, un torneo giovanile con i controfiocchi, lavorando sullo... Mi sono autofrizzato perché sennò poi dopo è un casino. Grazie, a te. Non si può iniziare a parlare del programma del volley nel weekend senza prima tracciare un breve ricordo di Sara Anzanello, ex colonna dell'Assist del Novara, della MC Carnaghi Villa Cortese e della Nazionale, pure iridata, che è scomparsa ieri a 38 anni per un male incurabile, dopo aver già superato un trapianto di fegato alcuni anni or sono. Una ragazza che nel corso della sua carriera si è illustrata da sola, con la sua simpatia e la sua solarità, in tutti i campi d'Italia e non solo, sui quali ha sempre recitato da grande giocatrice qual era. Mancherà a tutto il mondo della pallavolo. Un trionfo per Davide Caffoni al Rally Due Laghi Città di Domodossola. Ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Sei prove speciali in programma, sei affermazioni. Al pomeriggio si è migliorato su tutte e tre le prove speciali, abbassando i suoi stessi tempi del mattino. Irresistibile ed inarrestabile il pilota ossolano, splendidamente condotto da Massimo Minazzi. La sua Renault Clio Super 1600 si è dimostrata sicura ed affidabile. Si è dovuto inchinare di fronte allo strapotere di Caffoni, il detentore del titolo Luca Tosini, in coppia con Roberto Peroglio. Per Tosini, quarto podio in 5 edizioni. Si tratta del suo secondo piazzamento d'onore dopo quello del 2014. A completare il podio il veterano del gruppo Marco Laurini. Il suo distacco finale ammontato a 23 secondi abbondanti. A ridosso delle prime tre piazze invece si sono fermati Massimo Margaroli e Gian Andrea Pisani, che hanno lottato fino in vetta all'ultimo lusentino per la quarta piazza conclusiva. Massimo Margaroli ha avuto la meglio del toscano, confermando il piazzamento dello scorso anno. Tanta sfortuna invece per il fratello Fabrizio, che si è ritirato nel corso della seconda prova speciale, quella di Calasca, non riuscendo a difendere il secondo posto dell'anno passato. Sesto nella classifica assoluta Andrea Giudici, che ha lasciato sulla strada del lusentino tanti secondi preziosi. Pinzano ha concluso in settima posizione, seguito dalla coppia consolidata composta da Bestetti e Nicastri, vincitori nella classe A7. Sull'ultimo lusentino Rolando è risalito in nona posizione, mentre Serini, con un pomeriggio d'assoluto protagonista, ha cancellato i problemi del mattino, conquistando a suon di temponi il decimo posto finale, escluso dalla top 10 per appena un secondo Contini. È stato e rimarrà per sempre il valli dei fratelli Margaroli, Fabrizio primo, Massimo secondo e quadretto familiare completo in quel di Malesco, al termine di una 54esima edizione ricca, ricchissima di colpi di scena, dalle due fatali partenze anticipate di Davide Caffoni alla prova speciale di Crodo annullata, dai lunghi ritardi nella giornata di domenica al caldo asfissiante sul Laurano e la Cannobina. E poi è stato il rally della sfida tra i padroni di casa, tanto che dietro due Margaroli si
si è piazzato Marco Laurini, accompagnato dalla cugina Clarissa Chiachella. Al quarto posto l'uomo più deluso del Valli 2018, Davide Caffoni, che senza i 70 secondi di penalità avrebbe conquistato per la quarta volta in carriera la gara ossolana. Caffoni grossi si possono consolare con le quattro prove speciali vinte contro le tre di Fabrizio Margaroli e Andrea Dresti. Non è stato assolutamente il Valli di Andrea Giudici e ancor meno di Anna Fatichi, costretta a ritirarsi ancor prima della partenza per un incidente nella giornata di venerdì con rottura di una costola. Suo marito Giudici, invece, accompagnato da Italo Morellini, ha alzato bandiera bianca con l'inizio di domenica. È stato anche il Valli del calore smisurato del popolo dei motori del VCO e del Novarese. Tantissima gente, soprattutto sulle speciali, tanto che la Crodo Mozio non si è potuta disputare. Nelle altre categorie da segnalare l'ottima prestazione in Super 2000 di Jordan Corinaldesi, capace di concludere al quinto posto assoluto il Valli, e poi tra le N4 successo di un altro solano, Stefano Serini. Nelle Super 1006 duello splendido tra Baiardi e Rolando, con affermazione del primo grazie ad un'ultima cannovina stupenda, e ancora nelle 3RC Pelgantini e Malandra hanno trionfato a mani basse, ottenendo un 13° posto nella classifica assoluta. Infine nella categoria R2B Barbieri e Tirone hanno fatto la differenza, tenendosi dietro Peruccio Cerutti e Bruni Esposito. Il Lago Maggiore è casa loro, Saif Arif Alzafene e Nader Binindi, quarta vittoria personale sulle acque di Stresa per i due piloti, pilota e Trottelman di Dubai. Così si è chiusa gara 1 del Gran Premio d'Italia Stresa del Mondiale X-Cat Offshore, con Arif Alzafene e Nader Binindi che hanno letteralmente dominato la gara, hanno cercato di guadagnare subito tanto terreno per poi giocarsi la regola dei due long lap quando già ormai erano irraggiungibili, e difatti hanno vinto con 3 secondi di 75 sull'Abu Dhabi 4, quindi su di Alien Sean Torrente americano e sull'Emiratino Fale Al Mansouri. In terza posizione c'è l'Italia, perché Giovanni Carpitella insieme a Daryl Nicholson ha portato sul podio il 222 Offshore, che è la barca che ha battuto il record di velocità nei giorni precedenti l'inizio del mondiale, della prova mondiale qui in Stresa. Tappa fantastica, seconda tappa del campionato del mondo UIM X-CAT, organizzato direttamente dalla Federazione Mondiale Motonautica, che ho l'onore e l'onere di presiedere, e soprattutto devo dire una straordinaria accoglienza da parte dell'amministrazione di Stresa, da parte della comunità di Stresa nel suo insieme. Io ho sentito i piloti, i team, sono veramente entusiasti. Abbiamo tanti paesi del mondo che hanno avuto modo di toccare con mano il rispetto, l'amicizia, la passione, l'entusiasmo per il nostro sport di questa gente. Siamo molto contenti. In archivio un'altra giornata meravigliosa. Sicuramente, e oltre a essere meravigliosa è spettacolare, un pubblico d'eccezione, un team di eccezione, un'organizzazione d'eccezione, e Stresa è un nome magico. E domani ci aspettiamo ancora tanto calore. Domani sicuramente tanto calore, sarà una grande gara di competizione, perché tutti vogliono avere quel podio di Stresa, perché lo vogliono portare nel cuore, se lo vogliono portare a casa proprio, perché Stresa, come dicevo prima, che è un nome magico, ma è magico anche per tutto questo spettacolo di piloti che vengono. Domani si continua in una giornata sempre molto spettacolare, gara 2, partenza alle ore 15, sempre in diretta sul circuito multicanale di VCO Azzurra TV, e dopodiché ci sarà il commiato dell'edizione 2018 del Gran Premio d'Italia X-CAT, che già, attenzione, è confermato anche per il 2019. Sono stati assegnati domenica mattina Possaccio e Tricolore Juniores della Raffa, 10 titoli in palio destinati alle categorie Under 15 e Under 18. I campioni di domani sono sfidati questa prima volta in Piemonte, terra tradizionalmente vocata al volo, specie in Ossola, ma che coltiva un buon gruppo di bocciofile dedicate alla Raffa, gruppo che ha destinato alla manifestazione 11 bocciodromi della zona. Per 3 giorni Verbania è stata dunque la capitale della Raffa e ospitato oltre che 160 atleti tra ragazzi e ragazze, almeno il doppio tra tifosi e familiari. Determinante anche la collaborazione non solo tra le società ma anche tra il comune, con il sindaco Silvia Marchionini, il delegato del CONI Marco Longodorni e la regione rappresentata dal vicepresidente Aldo Reschigna.
E tra l'altro non è mancato lo spettacolo. Lo scorso venerdì è stato riservato esclusivamente al tiro di precisione, specialità interessata per 48 giocatori. Esultanza per sardi e lombardi. Nell'under 15 Giorgia Trudo di Cagliari ha battuto in finale Laura Picchio Perugia. Tra i ragazzi il campioncino Lorenzo Porcellati di Milano ha sconfitto il marchigiano Anoir Malizia di Ancona. Nell'under 18 Magilinda Dragani di Milano ha concesso il bis, riconfermandosi campionessa, davanti a Chiara Gasperini di Pesaro. Bravissimo anche Nicola Smereu di Cagliari, vincitore a livello maschile su Giacomo Cecchi di Arezzo. Tra sabato e domenica mattina le sfide per le gare individuali e per la coppia. Nella categoria Under 15, derby perugino tra Gilda Franceschini che ha battuto Laura Picchio. Tra gli Under 15, Alex Incerti di Reggio Emilia ha superato Lorenzo Lucarelli di Pesaro. Nella coppia Under 15 si sono imposti Lombardi, Alessio Rovelli e Andrea Penati di Monza. Nell'Under 18, Francesco De Vincenzo di Frosinone ha sconfitto all'ultimo tiro il campione europeo Domenico Palumbo di Napoli. Match tiratissimo questo, davvero degno di una finale tra due giocatori che sin da ora sono segnalati dal loro CT Maurizio Mussini, degni di attenzione per le prime convocazioni nella nazionale senior. Tra le ragazze, Chiara Gasperini di Pesaro, seconda l'anno scorso, stavolta ce l'ha fatta in rimonta su Eleonora Ceriani di Milano. Nella coppia maschile, trionfo di Nicola Steste e Cristiano Manzoni di Cremona. Erano presenti alla manifestazione le massime autorità della FIBA, a partire dal presidente federale Marco Giugno De Santis, mentre le fasi finali della competizione sono state inoltre trasmesse in diretta streaming dalla stessa FIB, indegno telecronista il vostro redattore. Dunque, tutto è bene quel che finisce bene, soddisfatti gli organizzatori, a partire dall'onnipresente segretaria del Comitato Barbara Burlotto fino al presidente del Comitato FIB del VCO Mauro Covini, per chiudere con colui che questi campionati li ha fortemente voluti, il presidente della Bocciofila Possaccio Dario Mazzolini, il cui figlio, tra parentesi, Roberto, si è classificato terzo nell'Under 15 individuale. Bene, alcuni servizi sono andati, in un'altra puntata speciale di Sportivamente ne avremo altri legati ad altre discipline per ripercorrere quanto accaduto nel 2018, un anno ricco di soddisfazioni, un anno ricco di emozioni. Un buon 2019 da tutta la redazione di Sportivamente, buona serata e buona continuazione con i programmi di VCO Azzurra TV.